Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, possiamo continuare come sempre in compagnia del vostro Diablotex su Like a Dragon Infinite Wealth, ovviamente in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Like a Dragon Infinite Wealth in versione PlayStation 5. Un ringraziamento a tutti gli iscritti, ma anche non iscritti, che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube. Detto questo, possiamo continuare. Farò una piccola deviazione. Andrò un attimino qui per raccogliere, cioè per vedere un po', un ricordo. Ho un cabaret. In tutte le città che ho visitato, i cabaret sono sempre uno più lussuoso dell'altro. Si può apprezzare una buona bevuta in piacevole compagnia. Non mi stupisce che molte persone sviluppino quasi una dipendenza. Ma i clienti possono rilassarsi soltanto grazie a tutto il sangue, il sudore e le lacrime che vengono versati dietro le quinte. Avendo avuto a che fare in passato con la gestione di locali di questo tipo, so bene che tipo di sforzo richieda. E ora che ci ripenso, quasi mi manca quel tipo di lavoro. Prima o poi dovrei chiedere a Namba di accompagnarmi, anche se mi farà promettere di non bere. Credo di sì, Kiryu. Allora, farfalle della notte. Sono stato in diversi... Allora, sono stato in diversi cabaret, so che dietro alla facciata splendente, allo sforzo forse, ci sono il duro lavoro e uno sforzo costante. Tutto lo staff merita rispetto, me ne ricorderò ogni volta che mi diverto in un club. E qui bisogna aumentare un po' tutti i parametri, come insomma... Ora fermi un attimino ragazzi, Allora, in pratica tutti questi libricini che noi vediamo qui sono ricordi, quindi ragazzi ne avremo tanto da fare, avremo veramente tanto da fare. Vediamo un po' qui. Otamer Island, una Sopland al momento sembra chiusa. Mi viene in mente una conversazione di tanti anni fa con Haruka. Quando mi chiese cosa fosse una Sopland rimasi a corto di parole. Ma quella piccola impertinente sapeva che mi avrebbe messo in imbarazzo e lo chiese apposta. Mi mise decisamente alle corde. Mi chiedo come reagirebbe se Haruto le facesse la stessa domanda. Scommetto che si agiterebbe tanto quanto me. Allora ragazzi, io queste cose qui le farò insieme a voi perché i ricordi comunque vanno visti, Cos'è una Sopland? Quando la incontrai per la prima volta, Haruka mi chiese cosa fosse una Sopland. Ricordo che rise del mio imbarazzo. Quella volta mi mise proprio nel sacco. Chissà cosa risponderebbe se suo figlio le facesse la stessa domanda. Non so ragazzi, comunque, molto molto bello. Proveremo anche... Cercherò uno scontro un po' più abbordabile. Vediamo un attimino ragazzi, Magari questo gameplay lo incentreremo nel combattere un po' e in più fare questi ricordi, perché ragazzi i ricordi vanno fatti, perché comunque bisogna rafforzare Kiryu. E poi sono belli rivivere i ricordi e così via. Allora fermi tutti, deve riprendersi un po' fisicamente Kiryu dal mio punto di vista. Via. Ottimo così ragazzi, veramente ottimo. Meglio non poteva andare, meglio non può andare. Allora, fantastico, fantastico. Allora qui non servono neanche degli attacchi speciali, perché comunque però Kiryu ha addosso il sanguinamento ragazzi, Ok. Perfetto, allora fermi tutti.
Allora, qui abbiamo. Ci occuperemo dei ricordi di Kiryu, in questo episodio, quindi attenzione. Di ricordi ne avremo abbastanza da fare, quindi ne avremo veramente abbastanza, ma sono cose belle che io amo, quindi bene bene. La Jindaku Igbaok Tavern, dove fanno alcuni tra i migliori tokoyaki di tutta la città. È un posto molto gettonato. Ogni volta che penso al polpo mi torna subito in mente In qualche modo, per puro caso, mi ritrovai ad aiutare la gente del posto con la pesca subacquea. Finì per dover combattere contro squali e altre enormi creature marine. Sembra un sogno, lo so, ma giuro, è tutto vero. E probabilmente sarà la mia ultima pesca subacquea, almeno per un po'. Ok, allora, uomo contro mare. A volte quando osservo l'acqua e inspiro la brezza salmastra, ricordo le sessioni di pesca subacquea. Era dura, anche senza contare le creature giganti che ho dovuto affrontare. Ogni tanto ho degli incubi su quella piovra gigante o sullo squalo sanguinario. Comunque ragazzi, è molto molto interessante questa parte con Kiryu, Devo essere sincero. Allora, ripristiniamo un po' di vita, vai. Mangiamo qualcosina che può solo farci bene. Ordiniamo? Ma ovvio. Tanto pago io, quindi non è un problema. Non è un problema, ragazzi. Allora, questo gameplay verrà incentrato, vi dico subito, tra qualche combattimento in strada, rafforzare lì i rapporti con i miei super colleghi e i ricordi di Kiryu. Quindi lo dico in chiaro che andrà così questo episodio e forse anche il prossimo, perché i ricordi di Kiryu bisogna farli e voglio condividere tutto con voi ragazzi. E saliremo magari anche un po' di livello, perché comunque stai buono, però devi star tranquillo. Wow, devi star tranquillo, però adesso credo che wow, andiamo così ragazzi. Vabbè, Kiryu picchia sempre in modo abbastanza leggero, quindi l'avete visto. L'avete chiaramente visto che lui picchia in modo abbastanza leggero, per modo di dire, perché poi non è così. Via, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ce l'abbiamo fatta e va bene in questo punto, va bene in questo modo. E sono anche molti punti esperienza. Nuovo rango. Ah, tutti salgono di rango, quindi qui conviene ragazzi livellare un po', siamo nel punto e nel modo giusto. Cosa abbiamo qui? Una valigetta, immaginavo. Infligge circa 600 lanciarazzi modificato. E li troviamo. Che farmacia enorme, faccio un po' di scorte? Gli scontri non finiscono mai, quindi in un modo o nell'altro mi ritrovo sempre in farmacia. Eh sì, purtroppo sì, Kiryu. Non c'è niente di meglio di stamina, ok. Tauriner, vabbè, la tripletta perfetta per gli scontri. Quando c'è in vista una dura battaglia bisogna riempirsi le tasche di questi prodotti. Ma hanno dei nomi poco chiari, quindi finisco sempre per confondermi. È il loro unico lato negativo, però spero che migliorerete su quel fronte, produttori. Allora,
alleati affidabili. Ci sono alcune battaglie nella vita che non puoi permetterti di perdere. In quei momenti posso sempre contare su Staminan. Tauriner, ok, peccato che finisca sempre per confondere nomi ed effetti, è il loro unico svantaggio. Diciamo di sì, è uno svantaggio. Entriamo un attimino, ragazzi, anche perché dobbiamo rafforzare anche... Ecco qui. Regali per tutti. Passeggiando per la città con gli amici, potresti avere l'opportunità di dar loro dei regali. Dopo aver acquistato un oggetto, puoi donarlo immediatamente per approfondire il tuo legame col destinatario. Ognuno ha le sue preferenze, perciò assicurati di fare il regalo che più si addice ai suoi gusti. Vai. A Namba va benissimo. E adesso perché abbiamo un altro evento qui, ragazzi? Ok. Ok, abbiamo fatto. Fantastico. Vediamo un po' se possiamo acquistare qualcosina. Ovviamente. Ah, ok. Vediamo se abbiamo qualcosa che potrebbe tornarci utile, ragazzi. Costa un pochettino, Si fan pagare, diciamo. Insomma. Si fan pagare qui, Benissimo. Diamo un'occhiata qui. Ma prego, possiamo uscire, ragazzi, che per i miei gusti ho già speso troppo, per i miei gusti, quindi. Allora, diamo un'occhiatina qui. Faremo. Ok, abbiamo già tutto studiato qui, ragazzi. Abbiamo già tutto benché studiato. Andiamo qui. Tutto regolare. そうですね。臨床実習や試験勉強、いろいろ頑張りましたよ。ちょうどここみたいな本屋で参考書買いまくってたな。立派なことだ。真面目なんだな。ただね、つい漫画も一緒に買っちまって、さっぱり勉強進まなくて、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか不真面目なんだか、わからんな。よし。 Molto molto bene, ragazzi. Qui bisogna aumentare il livello perché ci farà sempre comodo, Sono cose che bisogna fare. Sushiやか、たまには回転寿司に行くのもいいね。孫氏が好きな寿司のネタとかあるのか?いろいろあるが、回転寿司ならサーモンが一番だな。乗っている油もくどくなく、まろやかな甘みがいい。なるほど。確かにうまいよな。 Il salmone. Andiamo qui. Faremo prima questo scontro, e poi ci occuperemo del... Ho detto che si combatte anche un po', ragazzi, anche perché... Anche perché, vabbè, qui potrei combattere anche per fatti miei, quindi per livellare un po'. Tanto sembrerebbe che come punti esperienza pagano abbastanza bene, quindi questo è quello che mi sembra di capire, quindi siamo abbastanza... Vediamo un po' qui se è come dico io oppure no, perché dobbiamo comunque stare un po' attenti, quindi non possiamo cantare vittoria così troppo
facilmente. Eh no, purtroppo no. Perché comunque i danni ne subiamo e anche abbastanza, purtroppo. Via. Ne manca uno, ma tanto è andata. È andata, vai Kiryu. Vabbè, Kiryu sempre molto leggero qui nel combattere. Sempre molto leggero, ragazzi. Vediamo un po'. Wow. Allora, vai. いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔赤くならないんで、強いとか言われるんですけどね。すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変なんですよ。大変？高確率で終点で降ろされるんです。俺昔飲み会ラッシュの時期は諦めて終点まで買いましたね。それまた賢明な判断だな。よし。 Una saggia decisione, ragazzi, sì. Diciamo che potrebbe essere il termine giusto. Tutto sommato. Oh, kono mise de wa recipe bon ga best seller nano ka? Sonji wa ryōri mo suru no ka? Ma, tashinamu teidō ni da ga ne. Tada watashi wa shōshō karaku ajitsuke o shisugite shimau rashii. Buka ni furumatta ra minna kao o akaku shite ita. Nara saki ni 半純義に味を見せたらどうだ。させてこの結果さ。あいつね、気を使ってうまいと言いよって。なるほど。参謀の気遣いがあだになっちまったのか。なら俺が今度味見してやろうか。遠慮なく感想を言うぜ。グランデ。それはむしろ本番では。本番？いや、なんでもない。 今日はちょっとベストセラーを買って帰ろう。いい感じだ。 Perfetto. Piccante, ragazzi. Molto piccante la situazione. Allora, vediamo un attimino qui. L'edificio Sasaki e al suo interno c'è la clinica otorinolaringoiatrica. Va bene, Sasaki. Sasaki, il nome mi suona familiare. Per qualche motivo il nome Sasaki mi dice qualcosa. Forse per quello strano sogno che non riesco a dimenticare. Non so perché, ma in quel sogno ero Miyamoto Musashi. Ero sotto falso nome e lavoravo per i mercanti nel quartiere a luci rosse, anche se in realtà ero Miyamoto Musashi. Ma ho comunque affrontato Sasaki Kojiro e ho vinto. Perlomeno in questo il sogno era storicamente fedele. Poi, proprio quando pensavo che fosse finita, ho dovuto combattere dei tizi con maschere da demone. Certo che i sogni sono proprio strani, ma sembrava così reale. Ricordo ancora le emozioni provate. Forse potrebbe trattarsi di un ricordo di una vita passata? Sì, come no, sarebbe ridicolo. Vediamo un attimino. Sogni di una vita passata, lo spadaccino. I sogni sono strani. In uno di essi ero il grande spadaccino Miyamoto Musashi e affrontavo Sasaki Kojiro. Per qualche strano motivo c'era anche Haruka. Un sogno assurdo, lo so, ma quando mi sono svegliato sono rimasto colpito da quanto fosse realistico. Anche adesso lo ricordo benissimo. Meno male. Meno male. Ragazzi, qui bisogna aumentare, vedete, bisogna fare queste cose perché riacquistiamo la potenza giusta. Vediamo un attimino qui a livello di... Bah, a livello di crediti ho poco, ragazzi. Non possiamo spendere... Espandere, diciamo. Allora, faremo così. E così. No. Così e così. Via. Spendiamo poco e recuperiamo tanto. Grazie per il cibo, come sempre. Aumenta leggermente l'agilità. Ho fatto una combo, ragazzi, fantastica. Prego. Andiamo qui. Un altro ricordo di Kiryu, giustamente. È così diverso da Kamuroko qui.
Anche Yokohama è una città molto vivace, ma non ha lo stesso sfarzo e fascino di Kamuro, ok. Ora che ci penso, la triade del fiore serpeggiante aveva un rifugio qui. Ho vissuto qui ad Haruka prima di trasferirci a Okinawa. Anche se è passato parecchio dalla mia ultima visita, questo luogo resta incredibile come lo ricordavo. Ma non è comunque all'altezza di Kamuroko, eh? Il legame con Yokohama. Ho qualche trascorso a Yokohama, anche se sono stato via per un po'. Ora che sono tornato, mi fa piacere vedere che è ancora una bella città. Comunque non può competere con Kamuro. Vabbè, non può competere. Può competere tutto qui, ragazzi. Però, insomma. Allora. Per il momento torniamo dietro qui, che abbiamo un altro... Anzi, andiamo qui. Ovviamente, se ci sarà qualche scontro da fare, lo faremo insieme. Non è che... Non fuggiremo. Però magari, prima di registrare poi il prossimo episodio... Me ne starò un po' a livellare e poi andiamo avanti, eh? Tranquillamente. Questi qui sono viola. Un altro tipo di banda o di livello? Livello 30, ragazzi. Sono un po' più altini di noi, però credo che possiamo affrontarli ugualmente. Credo che li possiamo affrontare ugualmente, anche se sono un po' più altini di livello, ma neanche più di tanto. Due livelli in più, quindi. Ok. Fantastico, fantastico. Mamma mia, però, qui. Mamma mia, ragazzi. Dal mio punto di vista, stanno un po'... esagerando, eh? Non so come la pensate voi, ma dal mio punto di vista vanno un po' in esagerazione qui. Via. Il drago sorge? Ok. È in pericolo Namba lì, eh? È in pericolo. Ok. Non è finita purtroppo, ragazzi. Non... No, il KO no, ragazzi. Il KO non ci voleva. Vabbè, ho sbagliato io, eh. Però dai, possiamo recuperare tranquillamente. Vediamo un po'. Sì, qui è un buon punto per livellare. Quindi adesso andiamo a mangiare qualcosina. Andiamo a mangiare qualcosina. Perché, vabbè, faremo questo ricordo prima. Oh, non sapevo ci fosse un cinema di film d'epoca qui. Un momento, questo lo riconosco. Sinfonia d'inverno con Eugene. È quella star del cinema coreano che ho incontrato a Kamuroko. Saranno passati anni. Assieme abbiamo fatto di tutto. Scappare dai suoi fan. Fargli vedere dei film. Avevo sentito che si era ritirato dalle scene. Ma pare sia di nuovo sulla cresta dell'onda. Buon per te, Eugene. Ti auguro tutto il successo di questo mondo. Le stelle brillano di più al buio. Eugene è una superstar coreana con cui ho fatto amicizia per caso tempo fa a Kamurocho. Ok, ha avuto qualche problema. Mi fa piacere che li stia superando passo dopo passo. Continua così, Eugene. Ottimo. Saliamo ancora di livello. Ok, non è che si sale così in maniera molto molto breve, ragazzi, però... Allora, dove si va? Andiamo qui a bere una bibita, vediamo un po', eh. Vediamo un po'. L'importante è ripristinare un po' di vita, perché siamo messi veramente... Ah no, qui possiamo solo acquistare, ragazzi. Possiamo solo acquistare qui. No, allora no, non sono interessato. Allora, vediamo un attimino. Ok, più avanti abbiamo un ristorantino, qualcosina. Abbiamo un ristorantino, quindi... Perfetto. Qui. Tanto sono tutti aperti, ci mancherebbe. Allora, faremo il menù giusto, vediamo.
questo, questo. Così. Abbiamo speso abbastanza, eh? Abbiamo speso abbastanza, ragazzi. Non era proprio un menù decente. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo qui giù che abbiamo due venti da... Allora, andiamo qui che abbiamo due venti amicizia da fare. Vediamo un po'. Vabbè dai, prenderemo anche il taxi che faremo un po' prima. Faremo un po' prima, ragazzi, per non farvi perdere molto molto tempo. Eccoci qui, via. Andiamo a fare questi due eventi. DVD. Nanda. Mitai ega demo aru no ka? Ya, soui wake dewa nai nda ga. Senjitsu Hanjungi ga tairyou ni rental shite kite na. Mitai dorama o oiteru mise o youyaku mitsuketa toka itte. Aitsu are chanto kaeshita no ka? モニターの前にあったような優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな意外とカホガなんだねあいつもそこまで間抜けではないだろうあまやかすつもりはないんだがなそういうところも含めてお互い支え合えてるんだろうな念のため返却期限は確認してやってもいいかもなまったく世話の焼ける Yoshi. Fatto anche qui, ottimo. Bingo. E andiamo. E andiamo. Allora, vediamo un po' qui cosa abbiamo. Innanzitutto dobbiamo raccogliere un po' tutto qui, eh. Tutto quello che ci viene. Allora, fermi tutti. Suge gomi no yama da na. 街中にこんなのがあるとは。あ、キルさん、気をつけてください。ん?気をつける?こういうゴミ山には動物が潜んでることがあるんです。俺もホームレス時代にここでアライグマと鉢合わせしましてね。あいつ意外と凶暴で強いんですよ。ギリ勝ちましたけど。こんなところにもアライグマがいるなんて驚きでしょ。俺はお前がゴミをめぐって アライグマと勝負してた方に驚いてんだが。いい感じだ。 Fantastico, ragazzi, fantastico. Allora, dove si va adesso? E adesso vediamo, abbiamo un po' da fare. Qui intorno abbiamo fatto tutto, ragazzi. Qui intorno dove ci... Allora, andiamo qui, via. Andiamo qui giusto per per risparmiare un po' di tempo, prendiamo il taxi, altrimenti figuriamoci se sarei andato a spendere dei crediti, quindi però certo che ce ne sono di ponti agili, ok. E beh, bei ricordi, ragazzi, eh? Il ricordo è bellissimo, ogni volta che ne vedo uno non posso fare a meno di pensare a quante volte ho preso qualcuno e l'ho scaraventato oltre il parapetto. Ecco, vedete, sono cose molto interessanti. Forse dovrei cercare di crearmi dei bei ricordi finché sono ancora vivo. Beh sì, da un punto di vista. Allora, un ponte su acqua agitate. Ginko non sarà uno dei posti più belli al mondo, ma offre dei bei panorami sul fiume e sull'oceano. Anche la vista dal ponte non è male. Se i teppisti del posto dovessero infastidirmi, so esattamente dove gettarli. E da dove mi escono, questi pensieri? Ma questo è stile, Kiryu. Quindi sono pensieri che ci sono e che bisogna comunque ricordare. Sono ricordi di un certo livello. No, aspettate, qui cercherò di fuggire, vediamo un po'. Ah no, vabbè, sono di livello 28, ragazzi, affrontiamoli, su. Fantastico. Ottimo, così, adesso attaccheranno loro, speriamo non fanno molti danni. Speriamo, io ho detto speriamo, poi vedremo il resto, eh. Bisogna sempre sperare in qualche modo.
Avrei voluto evitare lo scontro, vi dico la verità, però poi non è stato possibile, come avete ben visto, ma non fa nulla, insomma, non fa nulla. Almeno uno l'abbiamo sistemato. Ne mancano, ne restano due, ma tranquilli, possiamo far tutto, ragazzi. Possiamo, magari faremo un attacco, magari faremo un attacco speciale, sì, magari verso quello con più energia, sì. Vediamo un po'. Non è debole a nulla. Ma stiamo scherzando? E allora vado con l'attacco normale. Punto e basta. Punto e basta. Stai calmo. Essere vomitevole. Stai calmo. Vabbè, credo che adesso sarà sistemato, eh. Credo che adesso verrà sistemato e non poco. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ho detto che veniva sistemato. Voi non ci credete a ciò che dico. Allora, vediamo un po'. Vai, aumenta di livello. Grande Kiryu. Così mi piaci. Così mi piaci. Dove andiamo? Allora, sì, andiamo qui. Era questa la destinazione dove stavo cercando. Stavamo cercando di andare, quindi prendiamo anche questo. Stiamo buoni. Stiamo buoni e calmi qui, eh. Stiamo tranquilli. Avremo un altro ricordo a breve. Eccoci qui. Il castello, eh? I senza tetto locali sono davvero audaci. Ricordo che c'era qualcosa di simile in un sogno che ho fatto. Un sogno in cui ero niente di meno che Sakamoto Ryoma. Per qualche motivo ero entrato negli Shinsegumi. Anche se dubito che il vero Sakamoto Ryoma lo farebbe mai. Verso la fine del sogno mi ritrovavo in cima al castello ad affrontare il cattivo della situazione. Ma per essere un sogno l'alba era davvero splendida. Strano come fosse tutto così reale. Forse potrebbe trattarsi di un ricordo di una vita passata? Come no? Sarebbe ridicolo. Ma no, ridicolo sicuramente no. Sogni di una vita passata e rivoluzionario. I sogni sono strani. In uno di essi ero Sakamoto Ryoma, ma per qualche strano motivo anche un membro della Shinsegumi. C'era anche Haruka e altri volti familiari. Ma quando mi sono svegliato sono rimasto colpito da quanto fosse realistico. Anche adesso lo ricordo benissimo. Ok. Acquisteremo sempre più punti. È bello, ragazzi, che anche voi vedete tutte queste storie. È molto molto bello per dare... Aspettate qui. Ok, Namba è il giocatore. いいですね。刺しているなかで心が研ぎ澄まされるっていうか思考がクリアになって心の奥底が開く感じがするんです。ほう。なかなか深いことを言うじゃねえか。対局を通じて自分との対話って っていうのかな。あ。暖房スイッチ切ったっけ。光熱費払ったっけ。もう一人の自分にいつもそんなことを問いかけるんです。随分と生活感のある対話してるんだな。というか全然将棋関係ねえじゃねえか。よし。 E anche qui è fatta, ragazzi, eh? Bingo. Ah beh, qui abbiamo fatto anche di più. E infatti, guardate lì, abbiamo fatto anche di più, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, fermi tutti, eh. Faremo prima passare di qui, da come vedo. Sì, più o meno. Più o meno faremo prima passare di qui, ragazzi. Stiamo calmi, stiamo calmi. Bisogna stare calmi qui, eh. Molto calmi, sì. Ah, Kiryu-san, chotto nomimono katte ii desu ka? Ah, kamane yo. Te. Omae no saifu zuibun fukurete iru na. Mansatsu demo tsumatte no ga? Sore nara ii in sukedo ne. Reshito tsutete nakute.
家計簿つけようと思ってレシート取っておいてるんです。ほう、そりゃ偉いな。金の管理をするのはいいことだ、うん、ただね、財布に貯めたレシート出すの億劫になっちゃって、肝心の家計簿もまだ白紙っていう。まずは自分の意識から管理しねえとダメそうだな。いい感じだ。ファンタスティコ、ragazzi。絆が深まったぜ。Bingo anche qui, ottimo, veramente ottimo. Non può andare meglio. Allora fermi adesso, perché adesso abbiamo veramente, ecco, ora siamo qui, siamo in sala giochi, ragazzi. Siamo in sala, fermi. Sembra una vecchia sala giochi. È una cosa che i ragazzi di oggi chiamerebbero retro. E beh, sì. In passato frequentavo spesso le sale giochi. Erano un vero spasso. E infatti, chi ha creato tutti questi giochi deve essere davvero fantasioso e geniale. A pensarci bene, la maggior parte dei miei giochi preferiti sono di un'azienda chiamata Sega. Ragazzi, ogni gioco nuovo che usciva sembrava portare dell'innovazione. Beh, con un catalogo come il loro sono sicuro che rimarranno in circolazione ancora a lungo. Chissà quanti altri giochi diversi ci sono in attesa di essere giocati. Se potessi vivere per sempre, me li giocherei tutti. Grande. Partite indimenticabili. Un tempo ero solito svagarmi in sala giochi. È facile intuire la passione e la creatività degli sviluppatori se sai dove e come guardare. Per ogni gioco che ho provato ce ne sono sicuramente altre centinaia, se solo avessi il tempo di giocare, per giocare a tutti. La questione, ragazzi, qui è sempre il tempo. Veramente è sempre il tempo. Vediamo un po' dove possiamo andare. Allora, qui intorno abbiamo fatto quasi tutto, quindi io direi che andiamo da questa parte, certo, per continuare ancora su qualcosa, per continuare ancora su qualcosina. Poi ripeto, per livellare sono cose che posso fare in separata sede per fatti miei, ecco, senza tanti problemi. Vediamo un po'. Questo distretto è uno dei vari simboli di Jishingo, che è una zona di bar e pub. Ora che ci penso, ai tempi frequentavo spesso uno dei bar di Onomichi, ok. Era pieno di clienti abituali, quindi non è stato facile ambientarmi, ma alla fine erano tutte brave persone. Chiacchieravamo e brindavamo con ottimi drink. Sarò sempre grato a quel bar per avermi fornito un luogo confortevole. Ah, qui un discorso molto breve. Il solito posto. Quando ero a Omoki, ok, passavo sempre con piacere al New Gaudi. La mamma era gentile e accogliente, ma all'inizio gli altri clienti sono stati parecchio freddi. Dopo aver rotto il ghiaccio, però, si sono rivelati delle bravissime persone. Non dimenticherò mai i drink bevuti insieme e le nostre conversazioni mi rallegrano persino adesso. Insomma, tutto basato sui ricordi qui, ragazzi. Molto molto bella questa parte di gioco, devo essere sincero, la sto apprezzando veramente molto. È veramente di ottimo gusto, devo essere veramente sincero qui, ragazzi. Allora faremo altri due ricordi magari per poi chiudere questo episodio e proseguire nel prossimo. Vediamo un po' qui. L'Astro Boutique sembrerebbe un negozio di vestiti usati. Hanno degli abiti piuttosto alla moda. Mi ricorda quando in passato scelsi i vestiti per Mitsu. Li stavano proprio bene. Ora che ci ripenso, chissà, magari ho davvero buon gusto nel vestire dopo tutto. E se mai dovessi reincarnarmi nella mia prossima vita, non mi dispiacerebbe lavorare nel mondo della moda. Bah, non so se sia proprio il tuo campo, ma va bene. Nella prossima vita.
Ho appena ricordato quella volta che ho aiutato Mitsu a vestirsi. Credo che volesse fare colpo su Riona e penso di aver scelto un bel vestito. Forse avrei dovuto farlo più spesso per i ragazzini del Morning Glory o magari nella mia prossima vita. Se dovesse essercene una, lavorerò nel settore della moda, mi chiamerebbero il drago dello stile. Ah ok, non il drago di Dojima, ma il drago dello stile o qualcosa del genere. Perfetto. Aumentiamo anche qui, sempre molto bello. E credo che dentro il negozio si continua per con questi fantomatici ricordi. Vediamo un po'. Un negozio di abbigliamento. Da quando mi sono unito ai doji, ho adottato il loro modo di vestire. È da un po' che non penso ai miei vestiti, ma ai vestiti che ero solito indossare, la giacca grigia e la camicia rossa con il colletto alzato, immagino che fossero più nel mio stile. Ora comincio a rendermi conto che non posso più indossare quello che voglio. Vabbè, ma tu puoi sempre indossare. Cura dello stile, non importa come mi vesto, dentro resto sempre me stesso, però a volte sembra proprio che non sia così. Voglio credere di essere vestito così per mia scelta. Questo vestito non è male, ma non posso certo dire che mi si addice. Vabbè, forse quello sì, ma non prenderla come una cosa, insomma, brutta o di cattivo gusto. Dai, faremo anche questo e poi basta su, ragazzi, dai. Anche perché stiamo portando avanti un gameplay abbastanza... È bello condividere con tutti voi questi ricordi di Kiryu. Molto, molto bello. Dal mio punto di vista. Poi sotto nei commenti dite la vostra, insomma. Sarò sincero, questo fiume è lurido. Abbastanza. Come il fiume di Sotenbori. Ok, forse ora le cose sono cambiate. Ma allora era parecchio sporco. Sotenbori, la capitale occidentale dell'intrattenimento, la più grande rivale di Kamuroko. Ok. Il suo ambiente sfarzoso è molto simile a quello di Kamuroko, ma ha un fascino tutto suo. Inoltre è stato il campo di battaglia tra la mafia e Jingwon e Alleanza Omi. Lì ho incontrato per la prima volta Ryuji, Goda e Karo. Vabbè, potremmo dire che è un luogo piuttosto speciale per me. Bah. Inoltre il cibo locale è delizioso e niente di meglio degli autentici takoyaki di Osaka. È una grande città, certo, ma non batterà mai Kamuroko. Se lo dici tu, la capitale occidentale dell'intrattenimento. Sotenbori è considerata la capitale dell'intrattenimento dell'Ovest ed è anche rivale di Kamuroko, come l'Alleanza Omi e lo è del clan Tojo. Ok, per me è una città speciale in cui sono accadute molte cose. Sarebbe bello mettere tutto da parte per un momento e fare il turista. Ecco, questa è una buona idea. Questa è veramente una buona idea, sì. Credo proprio che lo è. Qui non possiamo ancora andare, giustamente. Qui abbiamo fatto abbastanza. Allora, mi sposterò giustamente qui, ragazzi. Mi sposterò giustamente un attimino qui. Come è giusto che sia dal mio punto di vista, non so dal vostro. Stai calma. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Che qui da farne abbiamo, eh. Ne abbiamo abbastanza. こうして街を走っていると運動不足解消になるな。損失は運動不足なのか。もちろん体を生ませるわけにはいかないから、トレーニングはする。だが、組織を束ねるものとして座っての作業も多くてな。コミジュル総帥もデスクワークには勝てねえか。だから意識して決まった時間に体を動かすようにはしている。ラジオ体操とかな。規則正しい生活ができていいぞ。 なかなか渋いな。だがちゃんと早起きしてやるとは立派なもんだ。まあ、たまに寝過ごすので、昼に録音した体操をすることもあるが。規則正しい生活とは。よし。OK. OK, ragazzi, allora.
ci fermeremo qui per quanto riguarda questo episodio, come sempre in compagnia del vostro Diablotex su Like a Dragon Infinite Wealth, ovviamente in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi inviato, per avermi concesso un codice per portare questa bellissima collaborazione sul mio canale YouTube. Quindi un ringraziamento a tutto lo staff e il team di Playon Italia. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Like a Dragon Infinite Wealth in versione PlayStation 5. Un ringraziamento ovviamente va a tutti gli iscritti che mi seguono, ma anche ai non iscritti. Vi ricordo come sempre, se vi farà piacere magari, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti. Il vostro Diablotex vi saluta qui, ma vi do appuntamento al prossimo episodio che non tarderà ad arrivare. Ciao a tutti ragazzi e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!